Buonasera e bentrovati a questo appuntamento con EvoLive Focus. Stasera con il nostro ospite cercheremo di capire gli effetti che l'emergenza coronavirus può aver avuto e continua ad avere sulla nostra psiche e su quella dei nostri bambini. È con noi e gli do il benvenuto. Buonasera, professore. Buonasera, buonasera a voi. Il professor Giovanni Battista Camerini, psichiatra e neuropsichiatra infantile, nonché membro di prestigiose società scientifiche, oltre che autore di numerose pubblicazioni. La ringrazio di essere con noi e Grazie a voi per l'invito. di chiarirci un po' di dubbi che possiamo avere su questo, in questa fase. Allora, proprio parlando di questa fase, vorrei sapere, in base al suo lavoro clinico, in questa fase post-lockdown, in che stato ci troviamo? Ma una cosa che ha stupito non solo me, ma anche altre persone che fanno il mio lavoro, è che le risposte dei nostri pazienti, cioè delle persone che presentano qualche problematica a livello di relazioni sociali, a questa emergenza non è stata catastrofica come si poteva temere. Le persone sofferenti, le persone che presentano problematiche di tipo psicologico, sembrano avere in linea di massima reagito, non dico positivamente, ma non in maniera drammatica come appunto si poteva in qualche misura temere. Ma occorre dire che le calamità, i cataclismi, le guerre, le pandemie non cambiano la natura umana. Influiscono, possono aumentare certe sue caratteristiche, certi suoi aspetti. Quindi, per esempio, nelle persone che hanno difficoltà di rapporti sociali, nelle persone che hanno difficoltà a rapportarsi con gli altri, questa emergenza, questo stare chiusi in casa, ha avuto paradossalmente un effetto protettivo. Questa costrizione è stata vissuta da alcuni come una specie di barriera contro dei pericoli o reali o immaginari provenienti dal mondo esterno. Invece, per esempio, ha avuto l'effetto di aumentare le ansie nelle persone che hanno problematiche di tipo ossessivo-compulsivo, persone con mania della pulizia, paura di essere contaminati, quelli che si lavano continuamente le mani, che hanno sempre paura dei germi e dei batteri. Ecco, questi ovviamente hanno intensificato i loro rituali. Però complessivamente, non ho visto dal mio punto di osservazione, soprattutto riguardo alle persone che hanno avuto sofferenze di tipo psicologico o psicopatologico, non ho visto una intensificazione dei sintomi e delle problematiche. Senta, invece ci potrebbero essere dei casi di depressione post, visto anche la situazione economica, i pensieri che un po'. Ecco, allora, questa è un'osservazione molto molto interessante. Io ho visto più preoccupazioni legate alla emergenza economica, alle conseguenze sul benessere individuale e collettivo, che preoccupazioni legate agli aspetti sanitari. La mia considerazione è abbastanza, diciamo, generica e grossolana, ma le preoccupazioni sembrano soprattutto derivare da questi. Io, per esempio, ho parlato ieri con un paio di ragazzini, miei pazienti, che mi hanno detto: io son preoccupato perché mio padre è preoccupato di perdere il lavoro, mio padre è preoccupato che l'azienda vada in rovina. Sembra che le preoccupazioni che si trasmettono siano soprattutto legate all'emergenza economica, prima ancora che all'emergenza sanitaria, ovvero l'emergenza sanitaria ha segnato molto nel primo mese, nella cosiddetta fase 1, certamente, ma adesso sembrano prevalere nettamente quest'altro tipo, sembra nettamente prevalere quest'altro tipo di preoccupazioni e di angosce. Dirò di più che si è molto parlato di effetti traumatici di questa situazione, no? Per esempio, nelle varie associazioni che il governo ha coinvolto per fronteggiare l'emergenza Covid, c'è un'associazione che si occupa di terapia del trauma, coinvolta appunto dal governo per fronteggiare l'emergenza.
Ora, definire questa esperienza, sto parlando dell'emergenza sanitaria, dell'isolamento, eccetera, come un'esperienza traumatica mi sembra francamente azzardato. Certamente è stato uno stress, ma come tutte le esperienze stressanti, è stata anche in grado di attivare delle risorse. Non dimentichiamo che le persone, anche i bambini, sono naturalmente dotate di capacità di adattamento e di resilienza per affrontare situazioni critiche. E gli stress, ovviamente, purché non sopravanzino, non vadano oltre un certo livello soglia, possono anche essere attivatori di risorse che ci spingono a trovare mezzi dentro di noi per affrontare una situazione nuova, una situazione di emergenza. E non voglio avere una prospettiva troppo ottimistica, però in molti casi può aver arricchito il patrimonio di competenze di cui un individuo può disporre. Beh, però, insomma, almeno una visione ottimistica non fa male. Per esempio, abbiamo visto che gli adolescenti sono stati quelli che si sono meglio adattati a questa situazione, o sbaglio? Assolutamente sì, per diverse ragioni. Prima perché l'adolescente è naturalmente dotato di questo tipo di capacità di adattarsi a situazioni, come si adatta l'adolescente, è costretto ad adattarsi ai cambiamenti del suo corpo, ai cambiamenti della sua mente, al suo ingresso in uno stadio evolutivo diverso, quindi è naturalmente equipaggiato per affrontare cambiamenti. Questo equipaggiamento serve anche per affrontare cambiamenti esterni. Si sono adattati spesso molto bene a questa condizione, anche sfruttando ovviamente le loro conoscenze in campo tecnologico. Tecnologico. Maneggiano molto meglio di noi tutti questi strumenti di contatti online, e è stato il tripudio di questi strumenti, questa situazione. Anche per gli adulti, sicuramente in buona parte, ma soprattutto per gli adolescenti. Ieri però leggevo un rapporto dell'OMS che segnala che l'hanno fatto su 240.000 ragazzi dai 13 ai 15 anni e segnalavano invece un numero crescente di ragazzi con problemi di malessere mentale. Ma allora, bisogna anche vedere cosa si va a valutare. E con quali strumenti, anche perché occorre vedere cosa si intende per malessere mentale e cosa si intende a partire da quali livelli soglia. Occorre sempre vedere appunto quali sono gli strumenti di misurazione e che cosa vai a misurare. Parlare di aumenti o di diminuzione è sempre molto molto relativo, perché occorre vedere quali sono appunto i mezzi, i metodi con cui tu effettui queste statistiche. Ho capito. Senta, invece qualcuno ha rilevato anche dei disturbi del sonno piuttosto seri in questo periodo. Allora, noi siamo stati confrontati con un esperimento sociale gigantesco, no? Una cosa che ci ha assolutamente spiazzati, nessuno si aspettava una situazione di questa portata e di questa entità. Io personalmente, nei primi tempi, a me sembrava di essere il protagonista, una comparsa in un film di In un film, fantascienza. sì, Nessuno di noi vero. pensava di essere proiettato in questa dimensione. Un esperimento sociale, ripeto, enorme, perché la convivenza forzata è stata qualcosa di assolutamente inatteso, questa paura dei rapporti sociali, fra l'altro non con un nemico, in una guerra noi abbiamo un nemico riconoscibile che ha una sua divisa, una sua identità, una sua riconoscibilità. In questo caso noi non sappiamo chi era veramente il nemico. Siamo stati bombardati di una serie impressionante di informazioni, assolutamente contraddittorie. Abbiamo dovuto maneggiare, governare, gestire una serie di dati spesso in contrasto fra loro. Voi vi ricordate, in febbraio si diceva che le mascherine non servono, poi le mascherine diventano indispensabili. O si diceva il rischio di contagio all'inizio assolutamente ridotto, poi tutti il rischio di contagio è enorme, è altissimo. Si è
Anche per dire a livello di programmazione della stagione turistica, all'inizio si diceva 22 metri e mezzo quadrati per ogni ombrellone, poi sono diventati 10. Questo ovviamente cambia completamente da 22 metri quadrati a 10 la Certo, la gestione da parte percezione degli anche. addetti non solo la La gestione, ma la percezione, pericolo, che è assolutamente cambiata. Quindi noi abbiamo avuto a che fare con un nemico che non si capiva bene chi fosse, quale faccia avesse, in che dimensione si collocasse. Il nemico era fondamentalmente un'entità sconosciuta. Questo effettivamente è un elemento che può dare una certa angoscia, perché non sappiamo chi sia, dove, che faccia abbia il pericolo che noi dobbiamo fronteggiare. Senta, adesso magari è una domanda assolutamente banale, però quando si sente insorgere la paura, cosa si deve fare? C'è qualcosa che si può fare? Allora, ho come dire paura di che cosa? Perché Di lì quello ho. che sta accadendo, la paura di affrontare anche solo l'uscita di casa, voglio dire, per tanti è ancora un tema doloroso. Ma anche qui si notano delle estremizzazioni, no? Ci sono da un lato, ecco, sono passato l'altro giorno a Bologna, nella mia città, di fianco a un ristorante del centro abbastanza conosciuto. Era aperto da pochi giorni e c'era ai tavoli la gente a distanze francamente allarmanti, cioè Non di erano sicurezza. abbastanza pigiati. Ecco. Poi vai in un altro ristorante, ieri sera sono andato con amici a mangiare in un ristorante, eravamo distanziati di circa 1,5 metri l'uno dall'altro, eravamo in cinque, occorreva quasi gridare per sentirsi. E intendo dire, c'è una certa difficoltà a individuare regole che siano sufficientemente rassicuranti, che rappresentino in qualche misura delle certezze. E si tende appunto un po' a estremizzare i comportamenti, per cui da un lato ci sono le persone troppo disinvolte e dall'altro le persone magari che hanno atteggiamento quasi fobici. Un mio paziente che ancora vive con i suoi genitori a 28 anni mi diceva che i suoi genitori gli hanno proibito di uscire di casa e di frequentare amici nella paura che lui, visto che è un Di ragazzo che ha contagiarsi. problematiche, però possa in qualche modo contravvenire alle regole, avvicinarsi troppo alle persone ed essere contagiato. Si va un po' per estremi, come se si fatica a trovare un baricentro. Allora, questo baricentro andrebbe trovato nel nostro senso di responsabilità, cioè lì occorrerebbe rispetto di regole stabilite che sono state abbastanza fissate, questo famoso metro di E distanza mezzo. che va assolutamente rispettato e rigorosamente osservato. Però è impossibile sguinzagliare agenti in tutti i luoghi di socializzazione per vedere se il metro e rispettato, quello è fare appello al nostro personale senso di responsabilità. Senta, invece dall'altra parte ci sono stati anche dei casi di quella che si chiama la sindrome della capanna, credo. Cioè, ci sono delle persone che in realtà faticano a tornare alla normalità, addirittura dei ragazzi che non vogliono uscire di casa. Quello che stavo dicendo prima, io l'ho constatato in diversi miei pazienti, persone che hanno certe difficoltà nei rapporti sociali, magari non una vera e propria fobia sociale, ma che vivono con una certa angoscia i rapporti interpersonali, sono trovati protetti in qualche misura in questa situazione. Alcuni ragazzi o adulti che io seguo con questo tipo di problemi,
Stavano benissimo. come dicevo. Iniziamo il colloquio. Come è andata questa settimana? Ah, sto benissimo. Io mi alzo tardi, sento poche persone, ho le mie abitudini. Cioè, tornare a affrontare la complessità del mondo per certi soggetti può essere un problema. Difficoltoso, ah, certo. Può essere difficoltoso, ecco. Beh, come diceva lei, il coronavirus, e come sappiamo tutti, ha cambiato le nostre abitudini, ma che esperienza è stata invece per i bambini? Allora, per i bambini il problema è sicuramente più complesso perché per i bambini il contatto corporeo è fondamentale. I bambini corrono, fanno la lotta, si fanno gli sgambetti, si danno gli scapaccioni, si confrontano attraverso il corpo. Ora, è impensabile mantenere le distanze con i bambini. C'era una mia paziente, una signora simpaticissima, un po' leonessa da balcone, quelli che stanno al balcone poi ammoniscono quelli che contravvengono a certe regole nei paraggi di casa. E si lamentava con me per il fatto che i bambini del suo condominio si trovavano nel parchetto e giocavano stando troppo vicini. Dico, signora, è impensabile che dei bambini di 6-7 anni mantengano le distanze, no? Anche dire che il rischio di contagio fra bambini è estremamente, estremamente ridotto. Allora, per i bambini, questo isolamento, ha creato problemi proprio perché ha ridotto la dimensione del corpo, che, ripeto, per i bambini è importante. Ha però avuto, sempre, vedendo, sia gli aspetti positivi che gli aspetti negativi, ha avuto l'effetto di confrontare maggiormente i bambini nella quotidianità con i loro genitori. Una quotidianità che condividono poco, ovviamente, perché il bambino va a scuola, magari fa il tempo pieno, il genitore lavora, affida spesso i bambini alla babysitter in certi orari. Sono trovati a condividere la quotidianità, che in certi casi può anche avere rinsaldato i rapporti familiari. Scopri che il papà è un gran pasticcione perché non sa piantare i chiodi del muro, no? Oppure il papà che ha sfruttato il tempo libero per verniciare le finestre, scopri che il papà fa delle gran macchie per terra e non le vernicia bene. Ecco, questo, come dire, aumenta in certi casi un livello di confidenza e di reciproca conoscenza fondato su una condivisione di attività quotidiane. Anche questo è un elemento nuovo che può avere anche effetti positivi. Un altro elemento però che riguarda, che me lo prima, mi ero scordato di citare, che riguarda più gli adulti che i bambini, è l'elemento tempo. Cioè, il tempo è una dimensione molto soggettiva, noi siamo abituati spesso a divorarlo per esigenze di lavoro, corriamo incontro al tempo, ce lo mangiamo e secondo una accelerazione progressiva. Ecco, questo tempo che sembrava essersi fermato ci ha obbligato tutti a rallentare i nostri ritmi. E questa per molte persone è un'esperienza nuova, è una dimensione nuova che può anche rappresentare un arricchimento. Senta, invece c'è tutto il tema dei figli di separati in lite. Questo è stato un momento veramente difficile, immagino. Su questo la mia nota ottimistica viene A decadere, come a dire. decadere totalmente. Io ho assistito a spettacoli desolanti e sconfortanti, desolanti che non fanno onore ai genitori, non fanno onore al nostro paese, perché non mi risulta che in altre, ho sentito alcuni colleghi di altre nazioni, non mi risulta che ci siano situazioni sovrapponibili alla nostra.
I tribunali sono stati letteralmente presi d'assalto per la questione dei tempi di frequentazione, come se la frequentazione dell'altro genitore comportasse rischi sanitari per i figli. Ora, la situazione nella fase 1 era tranquillamente gestibile. Un genitore, per lo più la madre, verso cui il bambino è prevalentemente collocato, dice all'altro genitore, per lo più il padre, senti, in questo periodo, in questo mese, anziché fare dei trasporti, tu vieni e, certo, e stiamo insieme, a casa stai, al limite io esco di casa, stai un intero pomeriggio, cose impensabili in separazioni nelle quali l'altro genitore non può nemmeno varcare il marciapiede di fronte a casa perché ci sono degli offendicoli che impediscono l'avvicinamento. Insomma, sono venute a creare situazioni con anche i tribunali che hanno dato risposte molto incoerenti, state tutta una serie di ordinanze diverse l'una dalle altre, secondo criteri diversi, è stata la massima confusione a questo riguardo. E devo dire che in alcuni casi alcuni genitori hanno approfittato di questa situazione per proprio impedire totalmente l'accesso del figlio all'altro genitore. Ma che effetti ha questa continua lite, questa continua discussione fra i genitori sulla psiche dei bambini? Evidentemente. Devastante, devastante. Quello che i genitori non riescono a capire è che quello che più nuoce in assoluto ai figli di genitori separati non è tanto la separazione dei genitori, quello è un'esperienza, una perdita, un'esperienza di perdita, un lutto, se vuoi, che si elabora. Quello che letteralmente, ripeto questo aggettivo un po' forte, devastante per la psiche dei figli, è trovarsi nella condizione di figli contesi, figli tirati per la giacchetta in cui nessun genitore mostra al figlio di fidarsi dell'altro. Una mia collega che è docente all'Università di Chieti, la professoressa Verrocchio, ha fatto insieme con una collega canadese, la professoressa Becker, un lavoro su 700-800 soggetti. Parlo di soggetti giovani. Prendendo all'interno di questo campione un gruppo di soggetti che era stato confrontato durante l'infanzia a separazioni conflittuali dei genitori con appunto sviluppo di conflitti di lealtà nei confronti dell'uno o nei confronti dell'altro. Hanno preso il gruppo di controllo e hanno constatato che nel primo gruppo, cioè appunto i soggetti che in infanzia avevano avuto queste esperienze, l'incidenza di problematiche psichiatriche anche gravi era molto più rilevante che nel gruppo di controllo. Accidenti. E poi invece c'è tutto il tema, della violenza in famiglia. C'è stato un allarme, no? In Un questi. allarme francamente difficilmente comprensibile. Cioè, l'allarme è nato dal fatto che si diceva nelle famiglie problematiche, chiamiamolo così, la convivenza in casa scatena la violenza. Quindi addirittura un gruppo di associazioni aveva proposto al governo di fare una specie di task force di pronto intervento per così intervenire nelle famiglie problematiche e eventualmente così, intervenire sottraendo i bambini in qualche modo, proteggendo i bambini e sottraendoli da influenze, da sollecitazioni violente. C'è stata l'associazione di cui faccio parte, la Società di Psicologia Giuridica, ha messo un documento molto critico nei confronti di questa richiesta. Anche perché questo nasce dall'idea che, come dire, l'aumento del tempo di permanenza in casa aumenta l'esposizione alle violenze. Non scritto da nessuna parte in termini di nesso di causa che un C'è una aumento del tempo correlazione. potrebbe al limite esserci una correlazione inversa, non lo sappiamo. Noi di fatto non abbiamo dati ancora, ovviamente.
non abbiamo dati se ci sia stato un aumento delle violenze domestiche o verso le donne o verso i figli. Magari li avremo, magari rileveremo un aumento. Per ora non abbiamo dati e non abbiamo nessun elemento per ritenere fondatamente che questo aumento della convivenza abbia provocato un aumento delle violenze. Speriamo sia così. Intanto le chiedo l'ultima domanda, le faccio l'ultima domanda. Che società avremo nel post pandemia? Allora, una società che sicuramente sarà più cauta, certe nostre abitudini sicuramente per un bel pezzo le perderemo, ma anche questo non è detto che sia un male. Adesso non sto parlando necessariamente dei delfini nel Golfo di Napoli, ma certe abitudini di ipermotilità, di iperaccesso ai mezzi di trasporto saranno molto probabilmente dimensionate, ci sarà maggiore attenzione ai contatti, sicuramente abbracceremo e baceremo le persone con molta maggiore cautela, anche questo non è detto che sia un male, ci sarà maggiore no. cautela, maggiore come? Non è un male? Non vedere. Noi in Italia siamo molto abituati a livello prosemico a accorciare le distanze, in altri paesi le distanze che noi in Italia osserviamo sono osservate in maniera molto molto diversa, non ho detto che sia un bene l'uno o un male l'altro o viceversa. Dico che probabilmente questa nostra facilità ai contatti fisici sarà in qualche modo rivista, ridimensionata. Ecco, ci sarà maggiore attenzione a questi aspetti appunto sociali relativi alle distanze. Ecco. Alle distanze fisiche, intendo dire. Ecco, poi, vabbè, questo è ovvio, l'atteggiamento, questo è un discorso più generale, questo, il turbocapitalismo, il consumismo sfrenato, rientrerà un po' nell'alveo di una maggiore insomma, sarà ridimensionato, ecco. Una maggiore consapevolezza. Sì, mi ha colpito Giorgio Armani che un mesetto fa ha fatto quella dichiarazione dicendo ridimensioniamoci, non certe manifestazioni legati al mondo della moda non hanno più molto senso. Beh, io intanto la ringrazio, professor Camerini, di essere stato con noi, di aver fatto queste quattro chiacchiere con noi, sono state molto interessanti. Le auguro una buona serata e come la auguro agli amici e alle amiche di Facebook e ci vediamo presto. Grazie, buonasera. Grazie.